Sindaco Luciani, la soprintendenza, notizia di poche ore fa, potrebbe decidere di vincolare Palazzo Sirena. Questo potrebbe ritardare tutto questo, diciamo, l'obiettivo della demolizione di una parte di questa struttura che è nel programma della sua amministrazione. Lei cosa pensa? Beh, intanto diciamo come stanno bene come stanno le cose. La soprintendenza avvia la procedura per verificare se mettere o meno il vincolo. Questa cosa ci ritarda perché noi oggi stavamo per aprire le buste per aggiudicare la gara per la demolizione. Quando si avvia un procedimento del genere, purtroppo c'è una norma che ci dice che dobbiamo attendere l'esito. Quindi la prima cosa che auspico è che la soprintendenza faccia in fretta, ci metta il tempo minimo che sono 30-35 giorni per poter decidere se vincolare o meno il Palazzo Sirena. Nel merito, io penso che tutto questo sia veramente un grande malinteso, perché si vorrebbe sostenere da parte di alcune associazioni che la Sirena ha un valore etno-antropologico per la città, cioè abbia una rilevanza per la vita sociale di questa città. Ebbene, Palazzo Sirena non è un mistero, è chiuso da oltre 30 anni, ha una vita di 65 anni, negli anni precedenti è stato sede di un bar, di un ristorante, di qualche torneo di subbuteo piuttosto che di biliardino, e non mi sembra che si possa parlare di un valore etno-antropologico di grande rilevanza, e che quindi vorrei capire il sovrintendente come possa sostenere poi di un valore etno-antropologico quando i tre quarti della città non ha mai visto aperto il palazzo. Cioè, ci sarebbe da dire tanto altro, io mi auspico, ci sto diciamo, a far prendere tutti gli accertamenti del caso. Il sovrintendente fa il suo lavoro, lo deve fare con coscienza, lo deve fare con tranquillità. Noi vorremmo arrivare all'abbattimento prima dell'estate e quindi mi auguro che questa procedura si chiuda nel più breve tempo possibile.